Patatini e patatine, bentornati. Oggi vi parlerò finalmente di come sono diventata da rosso acceso, bicolor, tricolor, ormai avevo anche 5 colori nei capelli, a questo colore viola scurissimo, intenso, che alla luce del sole diventa un bel viola power. Su Instagram avrete visto le foto sia al buio, che erano leggermente mogano. Dipende dalle luci, sono molto molto cangianti. Questa tinta con sotto il rosso che avevo ha preso veramente dei colori pazzeschi. E oggi vi parlo di come sono riuscita ad ottenere questo colore, anzi di come la mia mamma è riuscita ad ottenere questo colore. Come sapete, la mia mamma è stata parrucchiera da sempre, da quando era piccola, perché mio nonno aveva un negozio di parrucchiera, mia mamma è cresciuta con lei, ha lavorato da sempre come parrucchiera fino a qualche anno fa, che ha iniziato a lavorare all'Esselunga come cassiera, quindi ha totalmente stravolto la sua vita. Però la sua più grande passione, il suo più grande sogno era aprire comunque un negozio di parrucchiera. E però vabbè, comunque lei si diverte e sperimenta ancora su di me e su se stessa, e io ovviamente con le mie voglie pazze di cambiare colore ogni tot la faccio felice, perché da una parte spero di farla felice, perché sembra felice con i miei capelli, però dall'altra parte dice gloria, quindi non si sa mai se è felice o meno. E niente, mi è venuta questa mattata. Ma già da un po' di tempo lo stavo pensando. Come sapete, io avevo oramai 100.000 colori sui miei capelli. Io facevo il Magic Contrast, tante persone mi continuano a chiedere, nonostante io abbia fatto oramai 1000 video sui miei capelli, però lo ribadisco anche qui per non starmi a ripetere ogni volta nei commenti. Io facevo il Magic Contrast rosso della L'Oreal, che non è una tinta per il capello intero, per i capelli, ma è stato pensato per fare alcune ciocche, quindi qualche mesh colorata di rosso vivo. Il Magic Contrast si divide in tre tonalità, mi pare che sia il rosso che usavo io, il magenta, e un altro che è, mi pare, leggermente più arranciato, ma non mi ricordo il nome della tinta. Tante persone la usano come tinta perché è l'unica tinta permanente che ti fa quel rosso power, che magari solo con una decolorazione sotto, quindi un bel biondo quasi bianco, e l'applicazione di una tinta semi permanente ti può dare. Quindi, che ne so, un pigmento puro che può essere dalle varie marche, come usavo io il Crazy Color o le Direction, o dipende, altre marche, insomma. Quindi dicevo, il Magic Contrast che facevo io erano ormai 2 anni che lo applicavo ogni cavolo di mese, se non anche un mese e mezzo, dipende da quanto avevo la ricrescita che faceva lo stacco assurdo e non mi piaceva, lo rifacevo. Ultimamente, ma mi ha sempre scaricato sulle punte, diventavano un rosso sbiadito fino ad arrivare al rosa chiaro. Da lì poi ho iniziato a giocare sulle punte, come sapete, con i Crazy Color, quindi senza decolorarli ulteriormente sono andata dei Crazy Color, e il capello, essendo ovviamente cotto sulle punte, perché il Magic Contrast al suo interno contiene un tot di decolorazione, quindi ti va già a schiarire e poi a pigmentare il capello con il rosso, non è che faccia tanto bene, quindi le punte me le ha rovinate parecchio. E da lì andavo, quindi non era necessaria la decolorazione perché già si schiarivano automaticamente quando sbiadivano e quando si faceva il colore, andavo di Crazy Color perché volevo cambiare, insomma. Mi conoscete ormai, mi stufo parecchio delle solite cose un po' monotone, ecco. E quindi niente, da lì mi sono stufata proprio del rosso perché non riuscivo più a vedermi, ce l'avevano troppe persone, e quando vedo troppe persone uguali a me io mi stufo. È vero, questo colore non è un colore particolare, può avercelo chiunque, però volevo cambiare dall'essere diversa, quindi avere un colore power che oramai tutte avevano e mi aveva un po' stufato. Volevo quella normalità che tutte avevano e allo stesso tempo tenere un po' di gloria, quindi volevo tenere un mogano alla Jaclyn Hill, che è la ragazza più figa secondo me qua su YouTube, non lo so, ha quel qualcosa che non è perfetta, ma quel qualcosa che ti viene voglia di guardarla, cioè veramente, poi è super spiritosa, insomma, io la amo, e ha un colore di capelli spettacolare. Ogni volta che la guardo dico, caspita che bel colore, però è talmente normale che, non lo so, non mi ha mai spinto a farlo veramente. Quando sono andata a prendere la tinta, sono andata con l'idea dal mio fornitore, dal fornitore di mamma e mio, dove vende appunto prodotti per parrucchiere ed estetiste. Io non so, adesso vi parlo di... Io vado al Calcagni di Gallarate, abito qua vicino a Gallarate, mi rifornisco al Calcagni, che è appunto questo fornitore. Voi credo che possiate trovare gli stessi prodotti o su internet, quindi basta cercare online, scrivere i nomi dei prodotti e vedere chi li vende, oppure cercarli sempre online, vedere chi li vende nei negozi proprio reali, ecco. E io non vi so dire se dalle vostre zone chi li può vendere, perché io non lo so, mia mamma neanche, perché comunque noi ci riforniamo da lui e basta. E quindi niente, siamo andati e gli faccio, guarda, voglio la commessa, vorrei
un moga, non lo so, un colore normale, mi guarda e mi fa, cara, tu hai i capelli rovinatissimi, bla bla bla, mi ha insomma un po' sbattuta, oramai i capelli sono cotti, dovrei tagliarli almeno fino a qua, togliere tutte le punte che sono rovinate, bla bla bla, ma sinceramente non li taglio, cioè i capelli sono miei, se sono rovinati chi se ne frega, rimarrò io pelata, chi se ne frega, quindi ho detto vabbè, sì sì sì, dammi il colore, e allora mi fa, guarda, se ti fai il rosso ti scarica troppo, e allora ero lì che dicevo, va bene, se mi scarica troppo, poi alla fine magari ha ragione, perché il rosso a me mi ha sempre scaricato, che da che ce li avevo sani, che ce li avevo stracotti, mi ha sempre scaricato il colore, quindi non è che cambierà tanto secondo me, allora diamogli un po' retta. E mi fa, va bene, secondo me dovresti prendere un viola. Lì per lì non mi ha convinta, a me piace tantissimo il viola come colore, però sui capelli non sono mai stata propensa a farlo, perché comunque avevo paura di portare un colore troppo scuro. Devo dire che adesso truccata questo colore mi ci vedo già di più. Il colore in questione è questo della Velle, si chiama Coleston Perfect. Questo qua è della tonalità, è della linea Vibrant Red, quindi rossi vibranti, ed è il numero 55/66, ed è un castano chiaro intenso, viola intenso, quindi come vedete sembra un castano, però è, se voi prendete il singolo capello, comunque la ciocca di capelli, la puntata alla luce, il castano non c'è, cioè vedete solo il viola. Io li ho già lavati, questa è la seconda, il secondo lavaggio dopo la tinta, la prima volta quando li ho tinti, questa è la seconda, e ha scaricato un sacco di acqua viola, ma il viola è rimasto, anzi devo dire che si sono anche schiariti, perché prima erano molto più scuri e avevano meno riflessi, adesso si vede proprio il colore viola. Io non, purtroppo non riesco a farvi vedere il colore, cioè non è veritiero quello che vedete in fotocamera, perché vi giuro che sono violissima. Abbiamo fatto un conto unico, non mi ricordo quanto l'abbiamo pagato singolarmente, e lo scontrino non ce l'abbiamo neanche più, e poi appunto l'abbiamo utilizzato con 10 volumi. Non avrebbe ripigmentato il mio capello, quindi con 20 volumi sarebbero stati troppo forti per un colore così scuro, quindi 10 volumi è il colore che si utilizza per i colori più o meno scuri come il nero, il castano scuro, eccetera eccetera, e devo dire che li ha seriamente rimpolpati, cioè i miei capelli sono tornati liscissimi con le squame chiuse, tutti perfetti. Poi ho fatto un trattamento fai da me che ve ne parlerò nel video della mia hair routine prossimamente, cioè in un prossimo video, e quindi mi ha aiutato tantissimo, perché le punte sono veramente migliorate tantissimo, e io, come sapete, come vi ho detto prima, non ho intenzione di tagliarli, questo perché ci ho messo 2 anni per farli crescere, e anche se sono rovinati, quello che volete, i capelli di tutti si rovineranno sempre, cioè una che si fa le tinte avrà sempre capelli rovinati. Secondo me il fatto di tagliarli, una spuntatina ogni tanto ok, ma tagliarli proprio perché sono rovinati, si rovineranno sempre se vai avanti a farti le tinte, quindi la trovo un po' una cosa stupida, perché tra 2 anni sarò nella stessa situazione, ecco. Poi io, come sapete, non sono una che rimane dello stesso colore per sempre, quindi credo che quest'estate cambierò di nuovo, farò un colore molto più chiaro, quindi cioè non ha senso, capito? Anche se io veramente li trovo veramente molto molto lunghi, quindi non vedo dove ci siano questi gran capelli rovinati, però vabbè. E niente, questo è il combo che ho utilizzato, nel mini video avete visto come ha fatto la mia mamma a mischiare la tinta, e sì, adesso non chiedetemi le percentuali, li trovate solo su internet, ma comunque se siete parrucchiere sapete, se avete fatto qualche tinta a casa sapete più o meno le misure. Questo era tutto quello che riguardava i capelli, di come sono riuscita a diventare, di come la mia mamma è riuscita a farmi diventare questo viola scuro. E questo è tutto, spero di aver detto tutto, se ci sono altre domande appena potrò risponderò, farò del mio meglio per rispondere. E niente, io dopo questa vi abbandono, vi lascio al prossimo video, vi ricordo che presto caricherò il video sulla mia hair routine, dove vi spiego questi grandi passaggi che faccio per ottenere questi stupendi capelli. No, non è vero, non faccio niente di che, però molte di voi me l'hanno richiesto, quindi vi spiego i miei piccoli e poveri passaggi e i miei shampoo che utilizzo. Va bene, ci vediamo al prossimo video, un mega bacione, ciao a tutte patatine e patatine, e buona continuazione.